Perché oggi qui in piazza, per spiegare cosa? Siamo qui in piazza, io anche come rappresentante d'istituto del Regina Margherita di Corso Caduti, sono Rossella Putaia e sono qui come rappresentante di Torino per una tra le organizzatrici della manifestazione di domani, di un corteo che si terrà degli studenti, perché andremo a manifestare per la maturità. Premetto che la maggior parte dei rappresentanti d'istituto è di quinta. Questo non vuol dire che appoggiamo la causa perché siamo di quinta, ma anzi, essendo di quinta abbiamo delle responsabilità molto più grandi, perché è un ruolo molto gravoso, abbiamo delle grosse responsabilità e spesso non siamo molto appoggiati. Però vogliamo che i nostri studenti abbiano una voce e vogliamo che possano manifestare le ingiustizie che purtroppo avvengono spesso e volentieri, perché non siamo stati considerati nel biennio di DAD che è stato fatto durante la pandemia, e questo ci ha penalizzato tantissimo, perché sono state protette le fasce più piccole senza considerare che noi, quando c'è stata la pandemia, eravamo la fascia più piccola. Questo vuol dire non essere preparati per un esame tradizionale, questo vuol dire non avere le basi per avere un buon voto di uscita di maturità e costruirci un futuro all'interno di un'università, perché il voto di uscita di una maturità conta, noi lo sappiamo, siamo ragazzi che hanno voglia di fare, e con questi propositi volevamo essere aiutati nel manifestare la nostra voglia di studiare, di costruirci qualcosa. Invece, facendo in questo modo, distruggono la maggior parte della fatica che abbiamo fatto per tenere in piedi un sistema scolastico che comunque non ha delle fondamenta molto rigide, molto solide, e questo ci mette molto in difficoltà. Spieghi nel dettaglio che cosa contestate sull'esame di maturità? Le prove scritte, essenzialmente, perché noi non abbiamo fatto temi fino a un mese fa, quando alla fine ci è stata data la comunicazione, poco tempo fa, delle due prove scritte. Questo perché chiaramente i professori ci hanno preparato su un possibile orale, invece di tempestarci di scritti, pensando appunto che sarebbe stata una maturità come l'altro anno, perché siamo in fascia d'alta anche noi, veniamo dalla pandemia, e quindi non ci hanno preparati per uno scritto, ci hanno preparati per un esame orale. Quindi adesso noi ci troviamo a dover sostenere un orale, ma anche due scritti che non siamo in grado di fare. E chiaramente la difficoltà dipende anche dalla scuola in cui si è, perché la seconda prova è scelta in base all'indirizzo, ma sono prove difficili, sono prove che sono state fatte per vedere 5 anni di maturazione, 5 anni di allenamento. Noi questi 5 anni non ce li abbiamo. Quindi chiediamo di stare attenti su quello che ci hanno dato la possibilità di studiare, non su quello che noi dovremmo recuperare in fretta e furia cercando di avere i risultati migliori possibili.